Questo libro, Fini naturali, è un libro che il professor Spemann ha scritto, ha pensato, ha scritto, e al quale ha collaborato il suo grande allievo, prematuramente scomparso, Reinhard Loew. E perciò credo sia giusto ricordarlo all'inizio. Come dicevo, per me, almeno nella mia modesta conoscenza del grande pensiero di Spemann, questi due libri, Fini naturali e Persone, sono i due caposaldi, i due punti di riferimento. Si può dire dunque che Robert Spemann in questo libro ha fornito l'infrastruttura storico-filosofica per il memorabile intervento che Benedetto XVI fece al Bundestag, al Parlamento tedesco, il 22 settembre 2011, sulle radici della crisi dell'ethos politico contemporaneo. Credo anch'io che Fini naturali sia quello più significativo perché? Perché probabilmente ha in se stesso, più di altri, il nucleo vero della riflessione di Robert Spemann. Quasi tutte le opere fondamentali di Spemann sono state tradotte e sono disponibili nel nostro paese. A questo appello ne manca forse una, che è ancora fondamentale. Mi permetto di richiamare l'attenzione su questa opera, che è la opera intitolata Riflessione e spontaneità, studi su Fenelon. Fini naturali intende mostrare come i processi vitali possano essere intesi soltanto come processi orientati, processi nei quali si realizza un essere da verso, ossia una sorta di impulso, che non si lascia ridurre a processi causali. Nel mondo fisico non si danno errori, salvo quelli dei fisici, degli astronomi, le cui previsioni vengono falsificate dall'esperimento. Le stelle non commettono errori. Ma una lepre che nasce con tre gambe è vittima di un errore, sebbene i processi fisici che costituiscono l'infrastruttura dell'inorganico rimangono sempre liberi da errori.